Senti, ti è mai capitato di prendere 5 gol e di essere giudicato il migliore in campo? No, in Serie A mi è mai capitato di via 5 gol, ho preso 4 l'anno scorso e anche sempre con la Lazio 4 anni fa, però fa niente, dobbiamo pensare avanti, dobbiamo pensare già a lunedì. Senti, secondo te perché questa squadra fatica a dare una continuità alle sue belle prestazioni? Cioè, fanno 2-3 partite belle e poi succede quasi, è quasi matematico che ci sia una scivolata. No, perché se una squadra che prova a giocare a calcio, poi può capitare una cosa del genere, se affrontate una squadra forte, è vero, se è perso malissimo, perché 5-0 non capita sempre, però c'è da dire che dall'altra parte c'era una squadra forte che ci ha messo in difficoltà dall'inizio e gli è capitata una partita dove è andato tutto bene, uno sbagliava il tiro e arrivava l'altro ha messo all'incrocio, l'altro così. Purtroppo sono giornate, non abbiamo giocato benissimo, però sono giornate dove all'altro gli riesce di tutto e a te magari non ti riesce nulla. Lunedì però c'è una partita importante che vi rimette un attimino, come dire, si è parlato anche di mancanza di umiltà, di ritrovare la dimensione giusta. Lunedì può essere una partita per ritrovare la giusta dimensione, come la state preparando? La mancanza di umiltà, quando si perde si dicono tante cose, questa è una cosa che io tra virgolette mi dà più fastidio della prestazione che si è fatto, perché è una squadra che si allena tutti i giorni bene, che cerca di fare il massimo in ogni momento e sentirsi dire una cosa del genere è brutto. Ciò non toglie che dobbiamo non vergognarci, ma dobbiamo essere tristi per la partita che abbiamo fatto, per i 5 gol subiti. Ma dobbiamo essere bravi già a pensare a lunedì, che è una partita non fondamentale, ma una partita dove ci può cambiare la stagione, perché un risultato positivo magari ti butta 13-14 punti dalla terz'ultima, e questa è la cosa più importante a fine giornata d'andata. Però dobbiamo essere lì, essere bravi, sfruttare il momento che ci sarà dove da sfruttare e essere bravi nel momento di difficoltà che sicuramente ci sarà. Vi ha detto qualcosa il mister? Com'è stato il rientro nello spogliatoio? Perché, come dicevate prima, prendere 5 gol non capita tutti i giorni. No, le cose del mister non te le dico, se no ce ne andiamo domani. Però era incazzato, come noi, come tutti. Però da ieri in poi dobbiamo pensare alla prossima partita, dobbiamo pensare agli errori fatti, alle cose buone, anche se poche, che abbiamo fatto, e cercare di fare meglio contro il Lecce. L'ultima per me, tu sei uno dei senatori, Bruno Alves ci ha messo la faccia, è venuto Fagiano a parlare, il mister ha detto quello che ha detto, adesso tocca a te. Vi dà un po' fastidio però ricevere tante critiche dopo tutto quello che di buono state facendo? No, dà fastidio no, dispiace, perché è una squadra che ha fatto 25 punti dopo 17 partite. All'inizio dell'anno nessuno di noi, di voi, magari si aspettava un giorno di andata così. Però noi dal primo giorno ci aspettavamo un girone così, un campionato così, perché siamo una squadra forte, perché ogni giorno dimostriamo di essere forti. Poi però quando si perde una partita così bisogna accettare tutte le critiche, le cose negative, positive, quello che sia, e guardare avanti. A volte è bello sentirsi dire come siete forti tipo contro il Genova, a volte così bisogna sentirsi dire che siamo meno forti, ma magari andare avanti e tenerci tutto dentro. Senti, l'anno scorso, in situazioni come adesso, cioè infortuni, squalifiche, difficoltà, il Parma, se non ricordo male, in 17 partite ha fatto 13 punti. Quest'anno avete avuto uomini fondamentali, cito le due punte perché sono quelle che dà più all'occhio, ma non solo, che sono mancate, e avete fatto 25 punti. No, ti ripeto, siamo una squadra forte rispetto all'anno scorso, sono arrivati i giocatori forti, abbiamo più soluzioni, il mister ha più soluzioni che da chi entra dalla panchina, chi va in campo magari c'è un anno in più di Serie A e quindi l'affronta in modo diverso, ma ciò non toglie che l'anno scorso abbiamo fatto bene a parte della seconda parte di stagione, dove tra infortuni, tra un po' di paura che c'era venuta, abbiamo giocato abbastanza male, però dobbiamo tenerci tutto dentro, bisogna andare avanti e pensare alle prossime partite. Ci abbiamo una partita importante lunedì, bisogna portare i punti a casa. Il mercato può dar fastidio, visto che al di là dell'affare con Lusensky ci sono anche un sacco di voci di giocatori in entrata. Ah, vabbè, quello ci pensa la società, noi ci alleniamo, poi chi arriva ben accetto. Beh. A livello personale, è la tua stagione migliore in carriera? No, a livello personale sono contento di quello che sto facendo e basta, ma più per me e per la squadra, perché siamo una squadra che, ti ripeto, tutti i giorni ci alleniamo, siamo un gruppo di ragazzi per bene dove siamo amici anche di fuori dal campo, quindi uno aiuta l'altro. A me aiutare un compagno mi piace e quindi mi fa star bene.